per gli incontri del professor Mando, oggi ci immergiamo nel profondo rosso per incontrare il regista Luigi Cozzi. Ed eccoci in questo famosissimo store Profondo Rosso di Roma con il regista Luigi Cozzi. A dire il vero, diciamo, noi ci siamo conosciuti già 5 anni fa al Fanta Festival, dove lei presentava Blood on Medias Moon. Io purtroppo quella sera sono dovuto andare via dopo quella piccola intervista che gli avevo fatto e quindi non ho visto il film. Com'è andato quel film? Bene, è andato benone. Dopo di quello ha fatto altri progetti, oppure? Ne ho fatti altri due. Ah, ho capito. I nomi degli altri due? Allora, ho fatto I piccoli maghi di Oz, che è una specie di favola con dei bambini ambientati in una scuola elementare di Roma, che si rifà ovviamente al mago di Oz. E poi ho fatto un film storico invece sul primo risorgimento italiano, vale a dire ho fatto la battaglia di Roma 1849, che praticamente è una ricostruzione, una docufiction su quando Roma è stata assediata, il Papa è scappato abbandonando il trono, Roma ha proclamato la prima Repubblica italiana con la prima Costituzione italiana ed è diventata indipendente. Però il Papa dall'esilio ha chiamato i francesi e gli austriaci dicendo attaccate Roma. E questo docufilm è andato in onda, diciamo, su qualche televisione nazionale? Non ancora, perché purtroppo l'abbiamo finito quando è scoppiato il Covid. Il COVID che purtroppo dobbiamo stare qui con le mascherine, esatto, all'interno di questo bellissimo store. Io ero stato già qui una volta anni fa e oggi sono tornato per fare questa intervista. A parte i film, voglio andare sull'origine di questo store. Allora, questo store ha già parecchi anni, perché dall'86 che è stato... 32 anni. È iniziato nell'89. È già maggiorenne da parecchio. 89, sì. E questa è un'idea sua? E di Dario Argento, vero? Sì, insieme. Com'è nata questa idea? Ma eravamo a Pittsburgh, stavamo girando il suo film Due Occhi Diabolici e io, essendo io appassionato di queste cose, avevo scoperto che c'era un negozio a Pittsburgh che vendeva solo materiale fantascienza e queste cose, ci andavo spesso e alcune volte Dario è venuto con me. Così, vedendo questo negozio che era molto frequentato dai giovani, mi è venuta questa idea. Ma proviamo a farla anche in Italia, vediamo che succede. E funziona bene. Funziona bene. Ci hanno dato tutti dei pazzi all'inizio, però ha funzionato bene. Allora, questo lei ha accennato adesso, perché lei come Dario Argento, diciamo, si occupa di horror. Sì, horror, fantascienza. Lei è anche docente. Vero? Ho insegnato varie volte, sì, mi hanno chiamato per queste materie, diciamo. Per queste materie specifiche. O per il cinema. Specifiche. Allora, prossimamente hai in mente di realizzare un altro progetto cinematografico? Stiamo parlando di alcune cose, però non abbiamo ancora deciso niente di particolare, perché stiamo riprendendo da poco. Sta rinascendo, una rinascita questa, praticamente, no? Sì, è cambiato moltissimo poi l'ambiente, il mercato, e quindi stiamo cercando... Anche perché oggi sono aumentati i costi dovuti appunto alla pandemia, ci sono tante problematiche dovute alla pandemia, e quindi è tutto un po' più complicato, però
sta ripartendo il tutto, anche il cinema, diciamo, sta ripartendo alla grande. Speriamo che non ci siano altri intoppi, diciamo, inerenti a questo maledetto virus che ci sta massacrando ormai da circa 2 anni. Allora, adesso facciamo un percorso, diciamo, in questo store museo, perché ci sono degli angoli, diciamo, che riportano a dei film di Dario Argento, mi sembra, vero? Ma diciamo che il negozio è diviso in 2 piani, il piano terra sulla strada è questo, sarebbe il negozio dove si può acquistare qualunque tipo di materiale inerente al cinema fantastico, maschere, costumi, make-up, trucco, DVD, Blu-ray, libri, manifesti, insomma tutto questo materiale. E al piano di sotto c'è il Museo degli Orrori di Dario Argento, ecco appunto, che è costituito da una serie di celle nelle quali sono racchiusi alcuni degli elementi di scenografia o di trucco o di effetti speciali usati durante le riprese dei suoi film. Lei ha fatto parecchie sceneggiature, tra le quali due film di Dario Argento, sì, mi sembra, sì, molto importanti. Sì. Erano, adesso mi sfuggono, 4 mosche di velluto grigio, ho fatto poi la serie televisiva La porta sul buio, poi ho fatto Le 5 giornate sempre con Dario e con Celentano, e poi ho collaborato, ho fatto gli effetti speciali di Fenomena, insomma ho collaborato parecchio con lui. Siamo amici. Siete amici da una vita, diciamo. Sì. Va bene, allora ci portiamo un attimo all'ingresso, diciamo, di questo museo. Allora, eccoci qui, ci fa strada per questo percorso nei meandri dei film di Dario Argento. Certo, nel Museo degli Orrori di Dario Argento, qui a Roma, in via dei Gracchi 260, a Profondo Rosso. Prego, la seguo. Qui scendiamo per una scala a chiocciola, ovviamente, no? Sì. È un omaggio al famoso film La scala a chiocciola, che Dario ammira tantissimo. E qui si entra nel museo vero e proprio, che è molto buio ovviamente perché è suggestivo, particolare. E si comincia, questa è una sedia usata da Dario durante le riprese dei suoi film. Questo è un pupazzo dell'Isola degli Uomini Pesce, un film di Italiano di Sergio Martino. Perché non c'è solo materiale di Dario, c'è materiale anche di altri artisti. E qui, se vedete, c'è il famoso alieno di Roswell, quello che dicevano che fosse caduto con un disco volante in America negli anni, ho capito, negli anni 50, eccetera. Ed è una riproduzione esatta di quello che dicono che sia stato. L'alieno di Roswell. Poi ecco, qui ci addentriamo nel museo vero e proprio. A sinistra vedete il bambino malefico del film Fenomena, sì, che giocava a uccidere le ragazzine. Poi da quest'altra parte invece c'è Demoni, la ragazza che si trasforma e che sfonda lo schermo nel film. Questa è la maschera originale usata proprio dalla ragazza. Poi avanziamo, ci sono varie cose. Qui c'è un'inquadratura, è un'inquadratura di Demoni 2 questa. E questo è il materiale che era stato usato per farla. E dall'altra parte invece abbiamo diverso materiale. Là in fondo c'è Opera, il film di Dario Argento, con i corvi che attaccano l'assassino e gli cavano gli occhi. C'è la sequenza del finale praticamente. Lì vedete invece Io Rinoceronte, è il rinoceronte del film E la nave va di Federico Fellini. Fellini aveva fatto ricostruire il rinoceronte tutto meccanico. Poi ci sono altre cose particolari, tipo laggiù, quello è sono sotto le campane di vetro, sono 2 pupazzi usati per le riprese a passo 1. Nel mio film Star Crash, I Robot, e quella donna sotto, la donna scorpione, invece dal film Ercole 2 con Luferrigno. Poi, se volete proseguire, ci addentriamo in luoghi ancora più nuovi e sinistri, e qui arriviamo all'ultimo appuntamento di questo museo. Là c'è la donna tagliata a pezzi dal pendolo nell'episodio Il gatto nero di Dario Argento nel film Due occhi diabolici,
Poi qui abbiamo il quadro, il famoso quadro di Profondo Rosso sulla sinistra. Sulla sinistra. Sulla sinistra, esatto. Il quadro di Profondo Rosso. Davanti c'è uno specchio che così i visitatori possono ricreare da soli la scena di Profondo Rosso, mettendosi davanti allo specchio, sì, con il quadro dietro. Ed è una foto che parecchia gente si scatta qui. E poi abbiamo... Adesso la facciamo anche noi, allora. Dopo. E qui abbiamo invece la cella dedicata al film La Chiesa di Michele Soavi, prodotto da Dario. Sì, sì. Dove c'era questa orda di cavalieri templari che torturavano delle ragazze nel remoto passato, e poi c'è un assassino dei tempi moderni. E questo è l'insieme di tutte queste opere cinematografiche, con questi pezzi che... Raccolte qui, diciamo. Sono stati raccolti qui perché altrimenti sarebbero finiti distrutti. Quindi... cinema che rimarrà nel tempo, diciamo, sì, dentro, all'interno. 30 anni che ha aperto il museo, sono 30 anni che viene tanta gente a visitarlo, soprattutto gli appassionati che amano questi film vengono per rivedere dal vivo, diciamo, quelle cose che hanno visto sullo schermo. E io vi invito, anche voi tutti che ci state guardando in questo momento, di venire a visitare questo museo. Allora, diciamo la via dei Gracchi. Via dei Gracchi 260 a Roma. Sì, pieno centro di Roma, dietro piazza Colo di Vienzo. Allora, tutti in questo museo dell'orrore, un saluto dal maestro. Da Luigi Cozzi. E un saluto dal frate Fernando. Esatto. Ciao a tutti.